non conoscesse, io sono Eleonora Tosco, lavoro al DORS della Regione Piemonte, centro di documentazione, sono la responsabile dell'area comunicazione del centro. Mi occupo da una quindicina d'anni di comunicazione per la salute e di marketing sociale, in modo particolare con l'avvento del web, di comunicazione per la salute sul web e sui social media. Un'informazione pratica, alcuni di voi hanno preso del materiale, vi ho portato quattro materiali diversi. Troverete un materiale che riguarda un'indagine che è stata fatta dal rapporto Serva Salute sull'utilizzo delle ASL e degli ospedali dei social media. Un articolo, invece questi tre sono tre articoli di uscita recente, una indagine sugli operatori della salute internazionali rispetto a impressioni sull'utilizzo dei social media, come si valuta l'efficacia dei social media in promozione della salute e i livelli di coinvolgimento. I materiali sono in visione, sono però scaricabili tutti dal nostro sito DORS, nell'archivio della newsletter, e se riusciamo di oggi pomeriggio, noi siamo ospiti allo stand della Regione Lombardia, noi di DORS, metteremo a disposizione altro materiale. In aggiunta allo stand troverete una bibliografia aggiornata degli ultimi due anni su Web 2.0 Social Media e Salute, che vi consiglio di passare a prendere perché tutta una raccolta di letteratura degli ultimi tempi rispetto all'efficacia. Allora, inizierei il seminario facendovi vedere questa immagine e chiedendovi se riconoscete di cosa si tratta il luogo. L'elezione del Papa. Esattamente. Prata. 2005-2013. La piazza è la stessa. Guardate a livello visivo come cambia il comportamento delle persone. Nella prima immagine si contano un paio di cellulari, nella seconda immagine sono cellulari, smartphone. Un'altra immagine da stimolo prima di iniziare il seminario. Credo che tutti voi abbiate sentito parlare di questa Ice Bucket Challenge. In questo contesto non ci interessa, non mi interessa come tipo di comunicazione valutare l'efficacia, cioè il numero delle persone che sicuramente hanno donato per questa iniziativa, grazie a questa iniziativa. Ma quello che interessa è perché questa iniziativa ha coinvolto così tanto e soprattutto pensare che senza il web e i social media un'iniziativa di questo genere non sarebbe potuta accadere in nessun modo. Le parole su cui voglio soffermarmi rispetto al successo di questa Ice Bucket Challenge sono quelle che vedete sotto l'immagine. Ha avuto successo perché era un'iniziativa altamente accessibile. Il web, vedremo più avanti che cosa significa il termine accessibilità. Era accessibile, le persone potevano arrivare a quel messaggio in modo molto semplice e intuitivo. È stata un'iniziativa che si fondava sulla peer communication, sia a livello alto di personaggi famosi, tra personaggi famosi, ma anche a livello basso, quindi della gente comune. Passaparola, vedremo come sul web il passaparola è una delle parole proprio chiave. La call to action in comunicazione per la salute, una delle raccomandazioni più importanti è quella di includere nei messaggi una call to action. Cosa vuol dire? Essere molto chiari su cosa si chiede al nostro destinatario. Questo è un esempio chiarissimo di call to action, semplicissima. Era chiaro che cosa si chiedeva di fare ai destinatari. Non ultimo, la componente del divertimento. Nel mondo della sanità e della salute questa componente è sempre stata un po' tralasciata. Perché? Perché abbinare il divertimento a temi considerati, perché lo sono, di importanza per il singolo, per la comunità, sembrava un affronto. Vediamo come così non è e soprattutto come
dare risalto a questa componente e anche intravedere in una componente di divertimento, in una componente ludica, degli aspetti che sono molto, possono portare a un'efficacia molto più ampia della nostra comunicazione. Grazie. Vi stimolo con un'altra immagine. C'è qualcuno di voi che non riconosce una di queste icone? O più o meno le avete tutte viste e sapete riconoscere? Sì? No? Chi dice no? A quale icona si riferisce in particolare? Questa? Sì, Flickr? Allora, perché vi faccio vedere questa immagine? Perché questa è un'immagine che fu proiettata ad un convegno internazionale nel 2011. Sono passati pochi anni, 3 anni. Cosa succede? Che in questi 3 anni queste icone sono ormai entrate nel nostro immaginario collettivo, siamo tutti d'accordo, sia che noi le usiamo, sia che non le usiamo. Tra l'altro troverete ad esempio un MySpace, che è un social network che è decaduto, ha avuto un fortissimo successo nei primi anni del vento dei social network, 2008-2009, per poi invece essere assolutamente assorbito da colossi come Facebook, YouTube, eccetera. A quell'epoca molte persone riconoscevano MySpace. Chi non lo riconosce adesso è perché effettivamente non è più così di uso comune. Il relatore a quel convegno fu anche molto ironico perché il senso di questa slide della comunicazione era: c'è qualcuno che ha ancora 0.0 unicamente? Sì? C'è qualcuno che ha ancora 0.0? Entriamo nel vivo, allora cos'è il web 2.0? C'è qualcuno che ovviamente ha dato una definizione del termine. Vedremo come poco ci interessa affezionarci alla definizione, ma invece a cosa ci possiamo fare con il web 2.0. Però è doveroso citare la definizione di questo signore, Timo Rivi, che dice che il web 2.0 è un'evoluzione dell'internet web 1.0. Ovvero, in cosa consiste questa evoluzione? Consiste nel fatto che il livello di interazione tra il sito, tra la tecnologia e il destinatario è molto forte, a differenza del primo web, che dove invece c'era ancora un rapporto, come dire, da uno a molti. Vedremo tutte le applicazioni che sono considerate web 2.0. Tra l'altro quest'anno il web 2.0 compie 10 anni perché la nascita ufficiale è datata al 2004, come 1994 è la nascita ufficiale del web. E cosa vuol dire che cambiare prospettiva di comunicazione? Vuol dire che questa immagine che tutti ricordiamo a scuola è un'immagine classica che ci hanno insegnato rispetto alla comunicazione. La comunicazione è un processo che parte da una fonte, passa attraverso un canale, comunica un messaggio e viene ricevuto. È lo schema classico della comunicazione. Col web 2.0 tutto questo è messo in subbuglio, non abbiamo più una fonte chiara e un ricevente chiaro, ma abbiamo una comunicazione reticolare, abbiamo una comunicazione collaborativa e dinamica, tanto che qualcuno ha definito questo tipo di comunicazione, la nostra comunicazione di oggi, la network society, la società delle reti, dei network. Vi dicevo che la differenza sostanziale rispetto ai contenuti è che fino al 2004 il grosso che noi potevamo fare su internet rispetto a un'interazione era fondamentalmente visitare dei siti, probabilmente già fare qualche commento, scrivere delle mail. Questo era quello che potevamo fare prima dell'avvento del web 2.0. Con il web 2.0 invece i contenuti da parte degli utenti iniziano ad aumentare sempre più,
non arrivando ancora a una parità ovviamente di contenuti prodotti dagli utenti rispetto ai contenuti erogati, ma quasi. Il destinatario, dicevo, non è più solo un ricevente, quindi, ma il destinatario del web, dei contenuti web, può essere un vero e proprio produttore di comunicazione. E quindi cosa succede? Che si scardina completamente quel rapporto che non era paritario di comunicazione dall'alto verso il basso. Amo molto questa definizione che ci dà la Rossella Sobrero. Si passa dal comunicare al comunicare con, e basta veramente cambiare questa dicitura per far capire come cambia proprio il rapporto. Non comunico più qualcosa a qualcuno, ma comunico con qualcuno. La differenza è sostanziale. Ancora un'immagine evocativa, perché questa immagine di sviluppo? Perché di fatto non possiamo dire oggi nel 2014 che siamo arrivati. Senz'altro questo web 2.0, qualcuno sta già parlando di un web 3.0, avrete sentito parlare del web semantico, oppure dell'internet delle cose. Ci sono dei teorici che sostengono che ci sarà ancora un ulteriore sviluppo, e questo sviluppo sarà uno sviluppo proprio nelle modalità relazionali e di interazione uomo-macchina. E quindi la macchina conoscerà esattamente i miei bisogni. Vedremo, però sicuramente non si può dire che il ciclo è qua terminato. Il cambiamento è così radicale, così rivoluzionario della comunicazione che addirittura il Time, che è una rivista, lo sapete tutti, molto, molto famosa, internazionale, ogni anno dedica la copertina alla persona dell'anno. Cosa fa nel 2007? La copertina non è una persona, ma uno schermo di un computer. E la cosa interessante è che il messaggio è sotto allo schermo: sì, sei tu. Tu controlli l'età dell'informazione, benvenuto nel tuo mondo, dove esattamente il messaggio è quello: la comunicazione è cambiata, tu non sei più passivo utente di messaggi, ma puoi interagire in modo attivo. Passano pochi anni e il Time ovviamente dedica alla persona dell'anno, dedica la sua copertina a Mark Zuckerberg, che è il genio inventore di Facebook. In realtà insieme ad altri due compagni di cui non parla mai nessuno, la diatriba ancora abbastanza in atto, ma si riconosce a lui il merito di aver inventato questo social network che era nato nell'università, nel campus universitario. Facebook, proprio la stessa parola, fa proprio riferimento a questi libri che in America si usano tantissimo, i libri degli studenti. Arriviamo alle parole chiave, sono tante, sono anche di più. Queste però che ho scelto sono parole che contraddistinguono in modo abbastanza specifico il web 2.0 rispetto alla comunicazione precedente. Allora, la gratuità è un concetto, come dire, controverso, perché sappiamo che iscriversi a Facebook, guardare un video su YouTube, twittare un commento non ci costa nulla a livello monetario. Però la gratuità può essere, come dire, il costo può essere anche inteso in un senso che non sia monetario, quindi il costo del tempo. Vedremo dopo cosa dicono gli operatori della salute rispetto ai costi dell'utilizzo del web 2.0. Ma anche altri costi che ci interessano di più come cittadini. Pensate alla privacy. In questo momento, tra l'altro in questi giorni, a Bruxelles stanno stilando, speriamo, un documento definitivo sulle normative europee rispetto alla privacy sul web, mettendosi da tutti d'accordo. Perché non so se sapete, ma noi in Europa abbiamo, rispetto all'America, abbiamo una normativa più stringente, più seria,
per quanto non sia ancora, cosa vuol dire più seria? Vuol dire che se si è accorti a leggere la normativa della privacy, a cliccare nei posti giusti, riusciamo a proteggerci abbastanza nell'utilizzo di Twitter. Possiamo però dire che la gratuità non è il senso assoluto, quindi ne parleremo più avanti. L'ubiquità, questo è importante. Pensate cosa vuol dire non essere più confinati ad un luogo fisico per la nostra comunicazione. Noi possiamo comunicare, il nostro destinatario può trovarsi da tutta l'altra parte del mondo e lo possiamo fare in tempo reale insieme a, il nostro destinatario potrebbe essere in Francia e un altro potrebbe essere un collega nell'ufficio accanto. Questo è un concetto che ci interessa parecchio. Partecipazione attiva, l'abbiamo detto, il coinvolgimento, la relazione, sono tutti termini che hanno a che fare col Web 2.0. Lo scambio di esperienze, la condivisione di saperi e di emozioni. Qualcuno di voi avrà sentito parlare di intelligenza collettiva. Questo è un termine che, quando è nato il Web 2.0, le prime applicazioni, mi riferisco in modo particolare a Wikipedia, all'enciclopedia universale online, alcuni teorici hanno pensato che la fortuna di queste piattaforme era da far risalire proprio al concetto di intelligenza collettiva, cioè numerosissime persone che contribuiscono ad accrescere dei contenuti con le loro competenze, espresse e non espresse, quindi non per forza competenze di tipo professionale tout court. Eugenio Santoro, che è un medico che si occupa da anni di web 2.0 più in ambito clinico rispetto all'ambito della promozione della salute, parla proprio di senso di comunità, di empowerment e di appartenenza rispetto al concetto di intelligenza collettiva. Parliamo di qualche dato perché così sappiamo di cosa stiamo parlando anche rispetto ai numeri. Vi segnalo, per chi non lo conoscesse, questo portale AudiWeb, che è molto interessante, è gratuito, basta iscriversi, e ci dà un monitoraggio costante dell'italiano sul web. Quindi di cosa fanno gli italiani sul web? È interessante perché avere dei dati aggiornati, penso ad esempio a iniziative di formazione piuttosto che articoli, interventi, è utile avere appunto dei dati alla mano. A luglio del 2014 28 milioni di utenti italiani tra i 18 e i 74 anni erano connessi. Un aumento vertiginoso delle connessioni mobili, e questo è veramente stato ancora una rivoluzione oltre alla rivoluzione, perché solo 3 anni fa parlavamo di 1,52 milioni, nel 2014 siamo a circa 17 milioni. Facebook ha ormai sorpassato qualunque, è stato fino a un paio di anni fa, subito dopo Google, ad oggi Facebook è la piattaforma dove gli italiani si collegano maggiormente. Gli ultimi due dati ci interessano ancora di più perché l'oltre il 60% degli over 64 è connesso sul Web 2.0. In America il 43%, questi sono dati recenti, quindi siamo molto connessi. Diminuisce il digital divide. Sapete cos'è il digital divide? Il digital divide è la disuguaglianza della popolazione rispetto all'accesso alle tecnologie. In modo particolare stiamo parlando di tecnologie web 2.0. Cosa succede però? Diminuisce il digital divide, secondo voi perché diminuisce? Negli ultimi 2 anni diminuisce perché lo smartphone è un oggetto che ha accorciato le disuguaglianze rispetto all'accesso. E rispetto a questo vi faccio vedere una foto molto bella, che tra l'altro ha vinto il premio l'anno scorso, il WordPress Photo, dove vedete dei migranti che tentano di collegarsi alla casa con lo smartphone.
Quindi questo rispetto al concetto di digital divide ci fa pensare che stanno cambiando anche in quel senso e velocemente le cose. Indagine Celsius del 2013, assistiamo a un ulteriore salto di qualità nel rapporto degli italiani con i media. L'interazione tra ambiente comunicativo e vita quotidiana degli abitanti di territori ipertecnologici sta producendo una vera e propria evoluzione della specie. Qualcuno parla dell'età vedete sopra, biomediatica. Sempre il Celsius, con indagini qualitative, rintraccia negli italiani tre grandi profili: i tradizionali, i connessi tradizionali, i connessi mobili e i connessi supermobili, dove per tradizionale intendiamo una persona che utilizza il web per lavoro principalmente, quindi, e per alcune ricerche in casa, ma più che altro è un rapporto persona-PC, computer. Il mobile è una persona che è attiva con lo smartphone, con il tablet. Il supermobile è la persona che ha smartphone, tablet, computer portatile e che usa tutti questi strumenti senza fare troppe distinzioni. Questo grafico è di importanza elevata. C'è il Censis fa ogni tre anni pubblica un rapporto sulla comunicazione, un rapporto italiano. Nell'ultimo rapporto che abbiamo disponibile, perché in realtà è uscito, trovate qualcosa online del 2013, scusate, ogni due anni non è completo, ancora disponibile. Rispetto alla domanda sulla reputazione dei media, che cosa reputi più affidabile se devi cercare delle informazioni? Vedete come la risposta dell'italiano è questa. E questo fa pensare. Fa pensare perché solo 10 anni fa, se avete interesse di vedere tutti i rapporti, vedete come era poi la percezione e di conseguenza il numero di persone che reputano internet una fonte attendibile di informazione è completamente ribaltata. Cito i CDC di Atlanta perché, come in molti altri contesti rispetto all'educazione alla salute e alla promozione della salute, anche sulla salute web 2.0 sono stati dei pionieri. I CDC di Atlanta sono presenti su tutte le piattaforme digitali, da YouTube a Twitter a Facebook, hanno ovviamente il loro portale da cui accedere alle altre piattaforme. E sono soprattutto, vedremo più avanti cosa vuol dire, sono attivi, sono degli utenti attivi delle piattaforme digitali. Secondo i CDC di Atlanta, la comunicazione della salute oggi deve avere queste caratteristiche. Deve avere un orientamento al consumatore. Consumatore è un termine che nei confronti del quale spesso chi si occupa di promozione della salute appunto ha un po' di reticenza, storce un po' il naso, non è una bella parola nell'ambito della salute. Ma a livello concettuale, a livello di comunicazione, pensare al nostro destinatario come a un consumatore ci aiuta. Coinvolgimento, abbiamo detto come il web 2.0 coinvolga. Tenete a mente questi termini, pensare al quando, al dove e al come. La buona comunicazione per la salute dovrebbe pensare al quando, al dove, al come. Abbiamo visto come tra le parole chiave del web 2.0, ricordate, c'era l'ubiquità, ad esempio, il dove, c'era il coinvolgimento, la partecipazione attiva, la possibilità del consumatore, del destinatario di produrre comunicazione, quindi il come, ma anche il quando, il fatto che il web 2.0 è 24 ore su 24. Quindi sono tre termini a cui pensare quando usiamo il web per comunicare con i nostri destinatari. Molto bella questa definizione, combinare l'high tech con l'high touch.
Che cosa vuol dire? Che succede che molto spesso ci si affezioni allo strumento. Io dico sempre che è molto sbagliato, nel senso, amo YouTube perché amo i video e quindi nel mio progetto userò YouTube. Mi piace YouTube. Questo è un approccio legato a uno strumento, non all'obiettivo. Vedremo più avanti come, a seconda dei nostri obiettivi, le piattaforme digitali hanno delle funzioni, avranno delle funzioni diverse. E quindi, anche in questo caso, sì, ai tech, però anche ai touch, cioè il tocco, l'avvicinamento, il coinvolgimento, il raggiungimento degli obiettivi. I CDC ci dicono che bisogna considerare assolutamente i nuovi media come efficaci canali di diffusione delle informazioni. Web 2.0 salute, direi che già fino adesso capiamo perché ne stiamo parlando, perché siamo qui. I media interattivi hanno il potenziale per rivoluzionare la comunicazione in sanità pubblica, ci dice la Health Communication Unit di Toronto. L'enorme cambiamento delle modalità attraverso cui le persone imparano, pensano e comunicano ha rivoluzionato il contesto in cui le informazioni per la salute devono essere comunicate. Concetti come condivisione, collaborazione e interazione sono concetti che sono naturalmente applicabili all'area della promozione della salute. Anche qui, no? Ovviamente, non perdiamoci una definizione come dire, istituzionale di salute 2.0. C'è qualcuno che ha detto, bene, se c'è il web 2.0 e io faccio qualcosa inerente alla salute su quelle piattaforme, farò salute 2.0. E allora che cos'è la salute 2.0? La salute 2.0 sono tutti quei servizi, applicazioni e strumenti che sono basati sul web, ma che hanno ovviamente obiettivi di aggregazione, partecipazione, collaborazione, coinvolgimento dei singoli e dei gruppi. Dicevamo del come e del dove. Rispetto al come, l'abbiamo detto, cambia un cambiamento radicale di comunicazione col destinatario. Rispetto al dove c'è chi parla di nuovo mondo sociale. Vedremo più avanti come addirittura gli esperti di promozione della salute parlano di web 2.0 come setting aggiuntivo per la promozione della salute. Vedremo perché può essere considerato un setting. Non vi parlerò oggi di Second Life, qualcuno ne ha sentito sicuramente parlare, in realtà un po' come MySpace è andato a morire. Ma perché? Perché Second Life era un mondo virtuale, virtuale pur. Io su Second Life mi creavo un avatar, non ero io, era un personaggio che poteva avere le mie somiglianze o anche no, a cui io facevo fare delle cose. Questo concetto di web è molto legato alla virtualità, in realtà col tempo si sta perdendo presa sui destinatari. Vi dirò, credo, più avanti, Marangi, che le Marangi che si occupa di peer education e comunicazione, ha detto una cosa molto interessante. Ha detto, reale e virtuale non sono positivi, e questo vuol dire che come dire, le frasi rispetto che sentiamo, no? Ah, ma quello che succede lì sopra è pura virtualità. Non è così. Il Ken Marangi dice il contrario di reale è irreale. In realtà quello che succede sul web è reale. Sono i nostri destinatari che sono in un altro luogo, ma quello che stanno facendo non è virtuale. Second Life si avvicina più con la corrente ed è per questo probabilmente che ha perso di smalto sui destinatari. Nonostante ciò, vi riporto questa dichiarazione dei CDC che, essendo pionieri, sfruttando al massimo tutti i social media, ovviamente avevano aperto i loro uffici anche su Second Life. Addirittura facevano convegni su Second Life, i CDC di Atlanta. Pensate che l'IBM fece uno sciopero su Second Life. Perché Second Life? Per far arrivare i temi di salute pubblica dove le persone si trovano. Siccome ogni persona virtuale è una persona reale,
La presenza dei CDC in Second Life offre un'opportunità in più, quindi opportunità in più per informarsi e informare su diversi temi inerenti alla salute pubblica. Così, se ci sono milioni di persone che passano gran parte del loro tempo in mondi virtuali, perché non raggiungerle lì? Per informarli e suggerire le scelte migliori in materia di salute in uno spazio che loro hanno scelto. Questo è interessante, indipendentemente dal fatto che qui si parlava di Second Life. Vi dicevo, social network come setting di promozione della salute. Questa è una revisione interessante. Tra l'altro vi ridico che poi al nostro stand, nel nostro spazio, troverete questa bibliografia aggiornata, tra cui è citata anche questo riferimento bibliografico. Questi studiosi si sono interrogati sul fatto che il web 2.0, i social network e le piattaforme possono sì essere dei setting di promozione della salute. Perché se il setting di promozione della salute è quello, riportiamo la carta di Ottawa, dove le persone vivono tutti i giorni la loro vita, dove stanno, dove frequentano tutti i giorni, dove imparano, dove lavorano, dove giocano, dove amano, allora il web può essere un setting di promozione della salute. Perché può essere un setting? Perché ci sono interazioni sociali, sono fortissime, i social network sono basati sull'interazione sociale. Parte della vita di tutti i giorni, l'abbiamo detto, interessante, sui social network vigono assolutamente delle norme, delle regole sociali. E qui vi faccio un esempio pratico. Ricordate l'anno scorso, intorno a febbraio, la vicenda della NEP nomination. Ve la ricordate? Era questa sfida dove i ragazzi invitavano altri ragazzi, nominavano altri ragazzi per bere numero 4-5 unità alcol nel più breve tempo possibile. Cosa è successo? È successa questa cosa qui, che è molto interessante, ci fa pensare anche in positivo al futuro dei social network. È successo che la sanzione sociale nei confronti delle persone che hanno aderito alla NEP nomination è stata fortissima, tanto che ha superato le persone che si mostravano nell'atto di bere alcol. E nel giro di pochissimo tempo, con una viralità pazzesca, la NEP nomination è sparita. Allora, il fatto che l'approvazione e la sanzione sociale sia molto forte rispetto alla promozione della salute, dicevo prima, ci fa ben pensare, cioè, cerchiamo di essere ottimisti rispetto al fatto che è vero che sul web puoi far vedere quello che vuoi, ma anche è vero che sul web ci sono altre persone che vedono quello che fai e che possono sanzionarti. Questo è un caso specifico. Il lato negativo, ovviamente, ma anche qui indicato come caratteristica di un setting, ci sono delle influenze, l'influenza della pubblicità. Il marketing e la pubblicità sul web sono pervasivi. Sempre sulla salute 2.0, vediamo come ormai da un paio d'anni si parli di salute sui social network. L'84% dei giovani, sempre Censis, ricerca informazioni sulla propria salute online. Internet e salute, il lunedì è il giorno dell'informazione. Hanno monitorato le richieste su Google e il lunedì dopo il weekend è il giorno in cui le persone si preoccupano di più del loro stato di salute. Solo il lunedì. Questo signore, vi invito, e anche in bibliografia vi invito a leggerlo perché è una paginetta ma molto buffa, era il direttore del B&J, Richard Smith, e è stato realmente un pioniere, perché nel 2008, pensate che dicevo prima, il boom di Facebook e dei social network lo facciamo risalire proprio a quegli anni, forse ancora un po' più il 2009, il direttore del B&J scrive un editoriale ai suoi colleghi dove dice loro: dovete iniziare a usare i social network, dovete usare Facebook, dovete smettere di dirmi che Facebook è una roba da ragazzine, dice proprio così. E li critica molto i suoi colleghi, dice: noi siamo un universo che è sempre stato un universo top down, perché
noi ci piace anche un po' avere questa, mantenere questa posizione. E quindi le informazioni te le comunico dall'alto del mio ente, organizzazione, autorevole, e tu acquisisci l'informazione in modo passivo. Allora mi dice: abituatevi, cari colleghi, a conoscere il web 2.0, se no rimarrete persone del passato. Arriviamo alle opportunità, ne abbiamo già intraviste parecchie, alcune le ripeteremo. Dicevamo la tempestività delle informazioni, pensate che cosa vuol dire, anzi lo sapete perché l'esempio chiarissimo tra l'altro di questi ultimi tempi è l'Ebola su Twitter. Pensate che cosa vuol dire dare informazioni in tempo reale. Tanto è vero che l'alzata di scudi del giornalismo classico nei confronti di quello che viene definito il citizen journalism è stata fortissima. Su Twitter arrivano prima le... non è mai successo, arriva la notizia prima su Twitter che sul giornale. Sulla comunicazione del rischio in sanità, questa è un'opportunità altissima, fortissima. Essere dove sono i nostri destinatari, l'abbiamo detto. Condivisione delle informazioni all'interno dei network, dibattiti, reti tra pari, trasferimento delle conoscenze da molti a molti. Qui vi farò un esempio più avanti di come usare i social network a scopo professionale. Cioè, quindi vedremo sia un utilizzo per la comunicazione, per la salute, ma anche per confronti personali tra professionisti, professionali, scusate. Possibilità di raggiungere diversi destinatari e molti, l'abbiamo visto prima, col digital divide rispetto alle disuguaglianze. I messaggi personalizzati, che cosa vuol dire? Che l'internet e il web ha questa grande prerogativa, che può comunicare ai molti in tempo brevissimo, ma può anche comunicare in modo personalizzato a un soggetto singolo. Prima non era possibile, prima sarebbe stato dispendiosissimo, pensate alle campagne di comunicazione pre-web, dove era impossibile stampare, non so, penso, 2000 pieghevoli per i giovani dai 15 ai 18 anni e 2000 pieghevoli per... Quindi è quella che viene definita comunicazione tailored, cioè tagliata come il sarto sul destinatario. Opportunità di promuovere i propri servizi, quello che facciamo. Noi potremmo decidere di essere sui social network semplicemente, tra virgolette, per dire che cosa la nostra azienda fa, la nostra ASP fa, la nostra organizzazione fa, per far capire ai destinatari che cosa facciamo e come lo facciamo. Il nostro obiettivo potrebbe essere quello. La co-creazione di messaggi, iniziative e progetti, che cosa vuol dire? Anche qui ritorniamo alla comunicazione e ai messaggi. Quello che prima del web era molto complicato, cioè nonostante sia, come dire, un consiglio dato a tutti i comunicatori, coinvolge i propri destinatari nella creazione dei messaggi di un progetto di salute. Perché era complicato? Perché per farlo bisognava fare dei focus group, bisognava chiamare questi destinatari, bisognava vedersi di persona, bisognava spendere molto tempo. Con internet io posso fare questa cosa. Io posso aprire una pagina Facebook su un progetto con intenzione di fare e chiedere a campioni dei miei destinatari, ai giovani, di come dire, colloquiare, discutere con me rispetto a, come, a qual è l'indirizzo per riprendere il mio progetto. Comunicazione interattiva, l'abbiamo detto, l'accessibilità dei contenuti, un altro elemento che non abbiamo ancora indicato ma che è importante. I messaggi sopravvivono al tempo, prima non era possibile. Io scrivo qualcosa di una mia iniziativa, di un mio progetto su un blog, tra 15 anni, se voglio andare a recuperare quel contenuto, ce l'ho lì, ma soprattutto gli altri lo possono vedere. Prima del web nessuna iniziativa di comunicazione poteva essere di così lungo e infinito periodo. Sull'economicità abbiamo discusso un po' prima rispetto al fatto che è un termine un po' controverso. Creazione di partnership e collaborazioni professionali, vi farò vedere Twitter. Su Twitter è possibile creare partnership. E giusto appunto per non, insomma, per condicio.
Cito Umberto Eco, perché ricordate che Umberto Eco, quando ci fu il boom della televisione, parlò di apocalittici e di integrati, per indicare cosa? Per indicare questo, gli apocalittici sono quelle persone che, oddio, è arrivata la TV, c'è la pubblicità, questa cosa avrà un'influenza terribile, devastante sulle nostre vite, i nostri bambini saranno rovinati per sempre, questi erano gli apocalittici. Gli integrati erano quelle persone che invece dicevano sì, ok, c'è la TV, vediamo che cosa di buono può darvi, perché cerchiamo di vedere quali sono le opportunità, se ci sono degli aspetti positivi. La stessa cosa sta accadendo oggi. Io credo che anche voi sentiate persone che dicono internet ci ha rovinati tutti, rovina i nostri giovani, senza, come dire, uno sguardo critico, ed è questo il punto, cioè lo sguardo critico. Vedremo più avanti come, così come si insegna la media literacy nelle scuole, è ormai urgentissimo insegnare la media literacy web 2.0 e quindi imparare ad usare in modo critico questi strumenti. Mauro Croce, rispetto ai giovani e al fatto che molte persone reputano internet un luogo e il web un luogo assolutamente negativo per i giovani, dice questo: bisogna considerare come, rispetto a una visione cupa autistica del puer digitalis, tale mondo possa presentare una forte potenzialità in senso preventivo. Quando si presenta, costituisce una nuova formidabile occasione per intercettare i giovani, incontrarli, lanciare messaggi, ascoltarli. Entriamo più nel vivo sugli strumenti. Io ho fatto questa scelta, dato che il tempo è poco e ci vorrebbe un seminario solo per Facebook, un seminario solo per YouTube, ho cercato di far emergere gli aspetti più di utilità per gli operatori e di vedere che cosa li differenzia, perché vi dicevo prima, affezionarsi a uno strumento perché ci piace non è la scelta giusta. Questa che vedete è un'interessante campagna che ha realizzato un ente americano per la prevenzione, lo screening, la prevenzione del cancro al seno, invitando per un mese Facebook, i canali americani di Facebook, Twitter e Instagram a cambiare il proprio logo. Ed è interessante anche il messaggio: se solo tu controllassi così tanto te stessa, lo controllassi così tanto come fai con i tuoi profili. Partiamo da Facebook, perché abbiamo detto che come dire, è il campione rispetto ai numeri di accesso e alla pervasività sul web. Secondo sito più visitato al mondo dopo Google, non è vero, negli ultimi mesi è il primo, mi dicevo prima. Canale gratuito di distribuzione, che cosa lo differenzia rispetto agli altri social network? Su Facebook è possibile parlare di sé. È possibile, qualcuno lo chiama la piazza del quartiere, dove ci si ferma e si chiacchiera con le altre persone. Sugli altri canali vedremo come non è così, così facile e comunque sono meno adatti. Passaparola e comunicazione virale, quasi tutti i social network funzionano in questo modo. Facebook, diversamente dagli altri, permette la cross-medialità. Che cosa vuol dire cross-medialità? Vuol dire poter usufruire di 2, 3, 4 strumenti di comunicazione nello stesso luogo. Su Facebook io posso scrivere, quindi posso usare il testo, posso caricare delle foto, posso caricare dei video. Sugli altri canali no, non c'è nessun altro canale dove io insieme posso mettere tutte queste cose. I blog forse, ma sono strutturati in modo diverso. In arancione vi ho segnalato l'utilizzo, parola relativa all'utilizzo. Facebook è utile per comunicare servizi, io posso aprire una pagina di Facebook per comunicare, dicevo prima, attività del mio ente, della mia organizzazione, della mia azienda. Molto pulita, vedremo poi però cosa dovrò
fare se decido di stare su Facebook, perché non posso aprire la pagina e poi chiuderla e fare altro, quindi vedremo come è prevista una presenza attiva. Facebook è molto utile, vi dicevo prima, per coprogettare, soprattutto negli interventi e nei progetti con i ragazzi. È un utile canale di ascolto. Che cosa vuol dire? Più avanti vedremo. Noi potremmo anche decidere di non essere presenti su Facebook, ma di monitorare Facebook, di monitorare le conversazioni, di vedere cosa succede in quel mondo. Conversazione, perché vi dicevo, a differenza delle piattaforme che vedremo dopo, su Facebook si può conversare, su Facebook si può chiacchierare, si può discutere, si può instaurare un dialogo. Qualcuno rispetto a Facebook parla di capitale sociale. Accanto al carattere di comunità virtuale emerge quello di capitale sociale. A livello individuale, il capitale sociale consente ai singoli di avere accesso alle risorse del network cui appartengono. Quali? Un ampio ventaglio di relazioni, un più ampio ventaglio di relazioni, sviluppo di legami di solidarietà, crescita dell'autostima. E qui vi rifaccio di nuovo un po' l'esempio di prima, quello della NEG nomination era un esempio che si sposa con questo concetto. Dicevamo, Facebook utile per comunicare progetti e iniziative. Decido che voglio comunicare il mio progetto su Facebook. Come lo faccio? A cosa devo pensare? Il primo consiglio è quello di pensare a un progetto ben definito. Vi faccio l'esempio. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la mia azienda per l'anno 2015 prevede un progetto grande sull'attività fisica e all'interno di quel progetto sono previste l'organizzazione di gruppi di cammino, la mia pagina Facebook sarà la pagina non del progetto dell'attività fisica del mio ente, ma sarà la pagina dell'intervento gruppi di cammino. Non è l'ente o l'associazione che deve apparire, ma i promotori e i beneficiari del progetto stesso. Vedremo come alcuni articoli che vi propongo lo dicono, ancora molto il nostro mondo usa i canali social per autopromuoversi. E questo va esattamente, esattamente contrario al senso dei social network. Conversa con le persone, rispondi a tutti. Vi dicevo prima, non basta aprire la pagina Facebook se poi voi pensate che non ci sia nessuno che la può mantenere. Non per forza mantenere vuol dire rispondere tutti i giorni. L'importante, si dice normalmente, che la cortesia è una volta alla settimana, quindi insomma si sta in un range abbastanza ampio. Se si è sui social network non si può non essere social. Questo è il primo obiettivo. E quindi di nuovo, se io apro una pagina sulla mia azienda, la mia attività, la mia organizzazione, io dovrò rispondere lì alle domande degli utenti. Se no, sono sul mio sito istituzionale. Cioè, è molto diverso il tipo di presenza. Diffondi il link della tua pagina Facebook, mettilo sul sito, nella newsletter, nella firma delle mail. Se abbiamo un progetto, diffondiamolo attraverso gli altri canali. Pubblica contenuti almeno una volta alla settimana. Vi sarà capitato a tutti di tornare su una pagina di qualche progetto e vedere che ferma 3 mesi fa, ovviamente l'efficacia di quel tipo di comunicazione è annullata all'istante. Vi faccio vedere come esempio, poi vi dirò più avanti come partecipare per chi fosse interessato. Questo progetto è arrivato primo classificato al concorso Web 2.0 Salute del 2012. È un progetto della città di Bolzano ed è un progetto che è nato e si è sviluppato su Facebook. L'obiettivo era quello di far fare attività fisica e invogliare le persone di Bolzano a camminare. È stato premiato perché, al di là della pagina, che come vedete non è neanche così abbastanza semplice, scarna, ha realmente coinvolto i cittadini di
Bolzano ha iniziato a parlarne, il ragazzo l'ha raccontato ai genitori, c'è stata una viralità, per cui poi, e qui potrete, se siete interessati, è tutto online, tutto il processo, è stata un'iniziativa di successo, c'è stato veramente un coinvolgimento della comunità. Un altro esempio di tutt'altro tipo, qualcuno di voi qua è di Vicenza? No. Questa è una campagna molto, una campagna italiana un po' fiore all'occhiello nelle campagne di comunicazione per la salute, perché intanto c'è da tantissimi, esiste da tantissimi anni, mi pare 12-13. Ha un impianto di valutazione e questo ci interessa perché purtroppo vedremo poi come nel web sia ancora più difficile valutare l'impatto. Ed è una campagna interessante perché è partita ovviamente offline, perché è nata in un momento in cui non c'erano ancora le possibilità del web, per arrivare invece poi a usufruire, non a spostarsi, a usufruire anche come opportunità aggiuntiva del web. Ve la faccio vedere perché loro si sono inventati questo social contest, che tra l'altro è una strategia di comunicazione che si può utilizzare sul web, anzi solo sul web, che consiste nel coinvolgere i destinatari in modo attivo a fare qualcosa attraverso il web. Ad esempio, a Torino avevano fatto, rispetto alla raccolta differenziata, un social contest dove i ragazzi delle superiori con lo smartphone dovevano fotografare i punti della città dove vedevano rifiuti, punti del centro storico, e poi pubblicarli tutti su questa pagina. Quello era un social contest, la foto più interessante con la descrizione più interessante veniva premiata. Questo segue la stessa logica, ma con un'idea interessante, perché tutti parliamo di selfie, ormai è la moda del momento, è farsi il selfie, quindi fotografare il proprio viso e pubblicarlo. In questo caso i ragazzi dovevano mettere veramente la loro faccia, metterci la faccia, all'interno di queste strutture, diciamo, disseminate nella città, e mettere la faccia rispetto a un consumo consapevole dell'alcol. Scatta, evidenziati e vinci. Tra l'altro ci sono già stati vincitori, i premi erano dei biglietti per il concerto di Liga 2. Passiamo a YouTube. YouTube, come sapete, è una condivisione di video online. Posso caricare, posso visualizzare, posso condividere filmati. Enorme archivio a disposizione di chiunque. Diffusione, quando parliamo di virale, parliamo di YouTube. La parola virale è legatissima a questo social network, perché niente come un video può diventare virale. Rispetto all'utilità, ricerca e documentazione, cosa vuol dire? Che se a me interessa, YouTube è molto utile per andare a fare proprio una sorta di ricerca documentale. Voglio vedere nel mondo come comunicano la prevenzione degli incidenti stradali. Su YouTube, lì cito la parola chiave, prevenzione incidenti stradali, ancora meglio in inglese, mi verranno fuori una marea di video. Allora, un lavoro interessante, se una persona ha interesse, è proprio quello di fare una sorta di catalogazione per tema e vedere che tipo di strategie anticomunicative sono usate. Ma può anche essere usato come risorsa per la formazione. Credo che qua voi tutti conosciate Steadicam, è un centro piemontese che si occupa proprio di formazione di media literacy e media education e lavora da tanti anni in questo campo. Il video usato in ambito formativo come input alla formazione, quindi iniziare un momento formativo con un video. Su YouTube è possibile, peraltro è possibile, tanti chiedono, ma io posso scaricare e usare? Certo, come si chiama? Steadicam, centro di documentazione audiovisiva. Loro lavorano proprio sui video e su tutti i materiali video, anche passati dalla TV. Perché vi ho messo aggiornamento personale? Perché credo che abbiate visto che su YouTube ci sono anche dei veri e propri webinar.
tematici, quindi io posso, posso usare questo canale per aggiornarmi. Vi faccio vedere un paio di video che non so se avete già visto. Perché vi faccio vedere questi? Perché il primo è il video che ha avuto in assoluto, video di promozione della salute, che ha avuto in assoluto il più alto numero di visualizzazioni, 18 milioni solo in Italia. Qualcuno di voi l'avrà già visto. Vado. Vai. Molto a scopi professionali e questo è quello che voglio condividere con voi.
Twitter è anche lui una piattaforma ovviamente social, è nata un po' in sordina, in realtà sta prendendo sempre più piede, sta prendendo piede soprattutto per quello che vi dicevo prima, per la sua potenzialità enorme di citizen journalism, cioè del permettere alle persone comuni di pubblicare la breaking news. Pensate, il suo successo è nato nel periodo della primavera araba. Twitter è stato utilissimo per sapere l'andamento della situazione. Vi dicevo prima, comunicazione del rischio per la salute, l'Ebola. Se voi digitate Ebola su Twitter, avete un tweet al secondo. Perché potrebbe interessare a noi? Allora, perché a parte il fatto che inizia a essere riconosciuta una certa autorevolezza anche scientifica da parte degli utilizzatori, è uscito un editoriale di un medico una settimana fa, di un medico dell'associazione oncologica americana, dove diceva, dove lui stesso dichiarava: perché uso Twitter? Perché Twitter conta parecchio, dove gli si riconosceva anche un certo tipo di autorevolezza, pur essendo sempre una piattaforma social e quindi soggetta. Come funziona a livello professionale? Intanto io su Twitter posso decidere di essere passivo, quindi di crearmi un mio profilo, nome, cognome, la mia descrizione, non scrivere niente, ma fruire. Come faccio a fruire? Inizio a cercare nella stringa delle parole chiave, inizio con gli enti italiani, tutti gli enti che io reputo autorevoli, oppure tutte le persone, anche le persone con cui lavoro, vediamo se sono su Twitter, o ancora progetti, nomi di progetti che conosco a livello nazionale. Provo, faccio una prima ricerca così, una prima scrematura. Dopo che ho fatto questa cosa, passo all'estero. Cerco di concentrarmi, se lo voglio usare a livello professionale, sulle tematiche di cui io mi occupo regolarmente. Allora, nel mio caso, io vi faccio vedere, vi dicevo che lo uso giornalmente, vi faccio vedere prima questo, poi torniamo indietro. Vedete che io ho seguo pochissime persone, io seguo 449 persone, sono su Twitter dal 2009. Ma perché sono così poche? Perché i miei riferimenti sono tutti riferimenti di persone che si occupano del mio tema, quindi della comunicazione per la salute, della promozione della salute proprio sul versante marketing sociale, comunicazione. Al mondo non c'è questo, proliferare di enti specifici o di professionisti specifici. Vedete che a mia volta io sono seguita da 113 persone, sono numeri bassi. Ma perché? Perché se usate Twitter a livello professionale difficilmente avrete numeri alti. Il consiglio è, se decidete di usare Twitter, adesso vi racconterò ancora qualcosa, non mischiate privato e professionale. E quindi non seguirete Alessia Martuzzi e i CDC di Atlanta. Questo è un altro errore che si fa. Allora lì bisogna scegliere. Perché? Proprio perché Twitter sta diventando anche sempre più una fonte autorevole di informazione. Allora sarò io per primo a mettere la faccia, quindi il mio canale dovrà essere, per la persona che vede cosa seguo io, si fa un'idea del mio settore, di quello che faccio. E questo è, un coinvolgimento passivo. Sono iscritto e... Il coinvolgimento invece di livello attivo mi permette di usufruire di materiali che sono pubblicati su Twitter. Il materiale mi piace, lo ritwitto, nel gergo di Twitter è così, quindi lo ritwitto alla mia rete di amici, perché non, alla mia rete di contatti, perché non per forza la mia rete e la rete del mio collega Silvano Santoro. Quindi io sulla mia pagina ritwitto un contenuto di altri e sarà visto quindi da tutta la mia rete. Su Twitter fondamentalmente si fanno tre cose. Questo è come Facebook. No, la grande differenza è che su Facebook
Facebook tu comunichi se sei amico. Su Twitter tu puoi seguire 100 milioni di persone, quei 100 milioni di persone possono non sapere chi tu sia. E tu puoi usare le loro cose, scaricare gli articoli che allegano, avere, come dire, un'interazione senza che loro lo sappiano. Su Facebook è possibile. Facebook funziona a profili e amicizia. No, dicevo che poi se tu inserisci, cioè le cose che tu pubblichi, sì, pubblichi per tutta la tua rete, anche su Facebook, sì, però la rete di amici. Ah, sì, sì, la rete di amici. Sì. Vi dicevo 140 caratteri, quindi è molto poco, voi potete scrivere 140 caratteri, ma e ritorno a farvi vedere la mia pagina. Ovviamente ci sono delle applicazioni molto semplici, una delle più usate è l'applicazione, qua non ce n'è neanche una, Ouli, che vi permette di ouli.ly, che è gratuita, guardate in internet, scrivete Ouli, che vi permette di accorciare le stringhe da allegare. Quindi se voi volete allegare un sito internet con un indirizzo lunghissimo, quindi nei 140 caratteri non ci sta, prendete il vostro sito internet, lo incollate in questa stringa Ouli, vi verranno fuori 4-5 caratteri da inserire nel vostro tweet. Ho fatto un esempio, ma ce n'è miliardi per applicazioni di questo tipo. Vi dicevo che si possono fare fondamentalmente tre cose: scrivere in 140 caratteri qualcosa, menzionare qualcuno. Facciamo l'esempio di oggi, guadagnare salute, tra l'altro c'è su Twitter. Voi oggi potreste scrivere su Twitter: sono al convegno chiocciola guadagnare salute. Quella chiocciola vi verrà evidenziata come fosse un link. Cliccando la chiocciola si va su Twitter per guadagnare salute sulla pagina Twitter. Sì, fammi vedere se... Potete anche scrivere messaggi diretti. Qualcuno chiede, ma è tutto visibile? No, io posso ai miei contatti della rete scrivere un messaggio privato come fosse una mail. Vedete? Ah, l'ho già messo così. Allora, cosa mi serve, quello che voglio condividere con voi è questo: se nel vostro lavoro vi capita di cercare, avete bisogno di letteratura aggiornata su un argomento, avete bisogno di sapere quali eventi rispetto, scegliamo un tema, l'attività fisica, voglio sapere se c'è qualche seminario, evento, corso di formazione sull'attività fisica. Voglio avere le ultime revisioni rispetto a cosa il mondo dice su questo tema. Tutto ciò, se seguite le persone giuste, ed è semplice seguirle perché nel vostro lavoro sapete quali sono i riferimenti, e poi man mano si autoalimenta, il singolo, la singola persona si fa viva se è un esperto del settore e vede che voi vi occupate di questa cosa. Funziona come una ricerca di materiale in internet, su Google. Mentre prima su Google digitavo una parola e vedevo dove andava a finire, su Twitter il contenuto viene a me. Una delle critiche è: ma io perdo tempo. In realtà vi assicuro che è un risparmio. Cosa si guadagna? Si guadagna, è un risparmio di tempo. Rispetto allo sfoglio delle riviste, io per esempio, io seguo anche le riviste, io dal punto di rispetto alla ricerca sulle riviste, su Twitter sono presenti diverse riviste scientifiche. Se io seguo la rivista scientifica su Twitter, io ho l'elenco dell'ultimo numero degli articoli, che mi agevola tantissimo rispetto al tempo perso, rispetto allo sfoglio. Sì, prima vi citavo appunto che recentemente, una settimana fa, questo editoriale di questo medico che scrive: perché uso Twitter? Perché Twitter conta, e le motivazioni sono proprio quelle: risparmio del tempo nell'aggiornamento, sono in contatto con persone interessanti, quelli che vengono definiti su Twitter gli influencer, che
che ne so, la THCU che vi citavo prima, la Toronto Health Communication Unit, per me è un influencer nel mio ambito. Ma scusa, conosco Facebook, ma non ho abbandonato velocemente perché sì. Twitter era un po' prestia, però volevo capire, la rivista, io comunque da lì poi accedo in qualche maniera agli articoli, no? No. A meno che loro non c'è che si perché non si può, a meno che non ci sia copyright free, però devi poi andare a selezionare. Riesci a selezionare, però devo dire, adesso ho fatto l'esempio delle riviste, ma accessibile, c'è un mondo di materiale. Se poi penso, io ogni tanto penso al fatto che il settore comunicazione per la salute è molto piccolo rispetto al settore promozione della salute. La mia ricerca è stata molto confinata. Nel mio piccolo io vi dico giornalmente almeno 2-3 articoli scientifici di scarico, utili. E viene individuato le diciamo. Gli enti, sì. Purtroppo appunto il seminario è così, come dire, una panoramica, perché in realtà io ad OSS faccio dei seminari solo su Twitter a scopo professionale, bisognerebbe entrare un po' più nel merito, di proprio simulare anche l'apertura di una pagina e vedere come funziona. Però le domande possiamo farle adesso o alla fine? Ma farla adesso, dai. Tu mi hai detto che Twitter era uno strumento per la collaborazione. Se vuoi, sì. Sì, con che modalità? Allora, se tu, di nuovo ti faccio un mio esempio, hai una rete. Questa rete sta scrivendo, quello che è successo a me, sta scrivendo un articolo sull'utilizzo del web 2.0 in ambito delle app per la promozione della salute. Sta buttando giù questo articolo, vede nel panorama europeo, in questo caso, chi si occupa di app e salute e quindi inizia a monitorare cercando o hashtag o parola chiave, app e salute. Va a finire a una serie di individui e di associazioni e organizzazioni, tra quelli c'è l'Onora Tosco che è italiana. Oh, l'Onora Tosco è italiana, io sono italiano, voglio occuparmi di questa cosa, scrivo un messaggio all'Onora Tosco e le chiedo, sto buttando giù questa cosa, secondo te puoi leggermi? Proprio funziona come una sorta anche di comunità di pratica, se vogliamo usare, se vuoi. Altra domanda, sì. C'è un obbligo di profilo come Facebook, nel senso io su Facebook posso... devo iscrivermi personalmente, sì. E poi posso creare una pagina sulla, sì, mia attività, sì. Su Twitter, se dietro di me c'è una istituzione, per esempio, io posso fare un profilo istituzionale aprendo un profilo nuovo, oppure deve esserci sempre dietro una persona come su Facebook? DORS è un esempio, noi abbiamo la pagina DORS che la si può fare istituzionale, sì, no, posso ridere perché poi io sono la, io ho la pagina e non la Tosco. Mia, mio settore professionale, eccetera. E poi c'è la pagina istituzionale DORS. L'esempio, la pagina istituzionale DORS seguirà Guadagnare Salute, Ministero della Sanità e a sua volta la seguita, centri di documentazioni, le regioni. La mia pagina personale no, io faccio una scelta. Devo essere. DORS l'hai fatta tu? L'abbiamo fatta noi. Sono due passi, una pagina a parte, sì, diciamo. Sono due login proprio. Due login a parte, ok. Sì, scusami, due login a parte. E l'ultima cosa, la pubblicità. Allora, su Facebook, sì, tu puoi pubblicizzare i tuoi contenuti. A me fa sorridere che Guadagnare Salute ha 258 followers, perché in teoria mi aspetterei 250.000 followers. Certo. E non è così. Allora, sì, il discorso è chiaro, la risposta è nessuno sta promuovendo la pagina Twitter di Guadagnare, sì, Salute. Sì. C'è qualche modo come Facebook, sì, con la pubblicità, oppure ci sono altri? Allora, tu non hai la... Dunque, c'è qualche modo a pagamento. Allora, Facebook ti dà la possibilità di pubblicizzare, i costi non te li so dire, però paghi e fai pubblicità, compri lo spazio. C'è un budget giornaliero che vale 5-15 euro al giorno. Quanto? Tra i 5-15 euro al giorno, poi si può scegliere
pubblicità e quale no. E puoi scegliere la durata della pubblicizzazione. Esatto, scegliere la durata della pubblicizzazione è tutto abbastanza configurabile, non è una spesa eccessiva, esce che è un po' autorizzato però. Ok, sì sì. Perché invece leggevo proprio rispetto alla pubblicità che noi troviamo sulle pagine, che è sgradevole in certi casi, se pensate ai banner che per chi ha pagine Facebook ma anche YouTube, se cercate un video promozione della salute poi di fianco vi arriva è argomento in fase di discussione proprio la protezione della pubblicità, cioè il fatto di scegliere come profilo di non avere la pubblicità. Non so come faranno, però mi dà che. Però sì, quindi i profili sono due. Comunque usarlo bene già è un modo di rimanersi, usare le parole chiave giuste, sì. Già è una... E anche usarli bene, per quello quando parlo di anche in modo un po' critico di education, web 2.0 education nelle scuole, perché anche le strutture. No, diciamo con i ragazzi a scuola il punto è che noi siamo lontani da loro, no? Proprio culturalmente. E quindi sì, l'entusiasmo nel momento in cui ci si incontra, si parla, cioè, però poi farli collegare per conto loro e farli andare avanti per conto loro fuori dal contesto scolastico, io lo trovo molto difficile. Sì, senz'altro, però è anche vero che dalle indagini che emergono, ad esempio noi abbiamo fatto addosso un grande lavoro sul cyberbullismo che pubblichiamo il prossimo mese. Abbiamo avuto una stegista da noi per 3 mesi che ha lavorato su questo tema, cercando di raccogliere tutte le evidenze. Cyberbullismo, scuole superiori, medie superiori, in realtà è abbastanza omnicomprensivo. Quello che viene fuori però è proprio una mancata alfabetizzazione agli strumenti. Ad esempio viene fuori che tanti ragazzi non sanno che i social network hanno delle normative per la privacy e che tu le puoi leggere e che puoi cliccare e decidere quanto più o meno il tuo profilo può essere esposto ed aperto. Proprio non sanno, non hanno l'informazione. Sì, sì, e quindi... Sì, anche perché la razza non viene data. Cioè, infatti, proprio andate... Non la conoscono, cioè non... Secondo loro non è neanche più... In teoria dovremmo finire qua, ma... proseguiamo ancora per un pochetto, se una ventina di minuti... Volevo ancora farvi vedere Pinterest perché pochi lo conoscono, io lo trovo molto utile, lo conoscete? No. Sì. Lo usi? Sì, è bellissimo. Trovi bene. E per cosa lo usi? Per ricerca personale. Ah, ok. Perché invece a livello professionale, allora Pinterest cos'è? È un social network, viene definito social network visivo. Che cosa vuol dire? Che ciò che viene pubblicato sono materiali visivi, post piuttosto che fotografie, esatto, quello perché io ve lo voglio far vedere perché su Pinterest trovate delle infografiche che insomma le ultime evidenze ci dicono essere molto apprezzate dai destinatari rispetto ai temi di salute. E l'infografica abbinano numero a appunto immagine grafica, sono molto intuitive, riescono a raccogliere in un formato A4 o poco più dei contenuti anche lavorati. Adesso ve l'ho messa una per tutti esempi, però hanno questa faccia le infografiche, poi c'è chi le fa meglio o più. Su Pinterest, allora la parte italiana, la ricerca italiana era ancora un po' debole, però si trova roba. Io l'ultima ricerca l'ho fatta una settimana fa. Vi scrivete anche lì gratuito, nome e cognome, e se digitate promozione della salute infografiche, vi viene c'è già un bel corpus di materiale da visionare su diversi temi. E quindi in questo caso penso che possa essere utile. Dall'altra parte vedete citate delle altre piattaforme. Blogger è una piattaforma molto semplice per farvi
una pagina, un blog. Che cos'è la differenza al blog rispetto a cosa abbiamo visto fino adesso? Una cosa interessante è che il blog ha un ordine cronologico, nessun altro social network che vi ho fatto vedere ce l'ha. È molto difficile andare a risalire se non ricercando dietro e dietro e dietro, perdendo un sacco di tempo, a un contenuto postato a marzo del 2013. Il blog invece è comodissimo in questo senso, perché raccoglie i miei contenuti per data e per anno. Un'altra cosa interessante dei blog è che si dice del blog tu sei il padrone. Che cosa vuol dire? Che è nella diatriba rispetto al fatto che Facebook, Twitter, YouTube sono un po', come dire, si appropriano di alcuni nostri dati e diventano loro. Adesso bisogna vedere come sta andando, come si evolve la situazione. Del blog sei tu e solo tu il detentore del tuo contenuto, anche rispetto alla famosa, l'avrete sentito parlare tutti, del diritto all'oblio. Se io cancello il mio blog è cancellato, cioè ho fatto la prova, non c'è più. Flickr, qualcuno prima, quando avevo fatto vedere la prima immagine, diceva: no, riconosco quell'icona con tutte le persone. Flickr è un social network di condivisione, caricamento e anche solo visione di fotografie, di foto. Si può usare professionalmente, se vi serve, cercare delle foto per tema, che lì funziona parole chiave, quindi nel caso, vi faccio l'esempio di Dorsa, alimentazione, mettendo la parola alimentazione vi verranno fuori 150.000 foto di mele, noi le abbiamo usate più o meno tutte già. Scusami, ci sono diritti, cioè si possono... No, ci sono e come? Ci sono e come, e anzi direi che la stragrande maggioranza è copyright e protetta. Allora, in quel caso lì, allora la strada più consigliabile è quella che, se proprio ti piace quella foto lì e vuoi usare quella foto lì, devi contattare l'autore. Proprio gli scrivi, okay, e gli dici: in questo articolo voglio mettere la tua foto, e lui ti dirà: la metterai col copyright del mio nome e il mio cognome. Quindi anche noi, se carichiamo delle foto, dipende, voi potete farle free, potete farle senza, non, libera. Le libere ci sono, c'è scritto. Ce n'è, sì, assolutamente. Slideshare, qualcuno lo conosce, lo usa? No? Sì, lo conosco, ma non lo uso. Sì, lo uso piccole condivisioni di formazione. Ecco, SlideShare è una piattaforma di condivisione di presentazioni, sostanzialmente, PowerPoint, anche Prezi. Gli italiani lo usano molto poco, probabilmente perché amano condividere molto poco le loro cose. Non lo so. Però anche lì è una, come dire, un luogo interessante dove andare a trovare per temi, andare a vedere che cosa, come presentano i temi nel mondo altri colleghi, ecco. L'ultima, Instagram, non se ne può non parlare, perché è un'applicazione per smartphone che sta andando per la maggiore. Stanno nascendo in questo ultimo periodo degli interventi di promozione della salute attraverso Instagram. L'ultimo, non so, qualcuno di voi ha sentito parlare in queste settimane di questa campagna di prevenzione al seno, per il tumore al seno, con l'hashtag, sì. L'avete vista? No, è proprio una campagna che è nata da una iniziativa di una singola, di una persona, di una psicologa, che ha lanciato questa campagna su Instagram, invitando i suoi contatti, poi la campagna si è allargata, a fotografarsi il seno. Ed è stata molto discussa, però è un esempio, in realtà poi l'hanno ripresa tutti i giornali, Sole 24 Ore addirittura ne ha parlato, dicendo è stata molto discussa perché, uno, un po' per la dicitura della campagna, che era hashtag fate vedere le tette, e quindi si è alzata una, e anche un po' per, come dire, l'invito era proprio quello di invitare le donne e la ragazza a fotografarsi il seno, ovviamente coperto, però con questa scritta prevenzione. È stata una campagna, ancora si sta dibattendo molto, ma ve la cito perché è una campagna che è nata spontaneamente su Instagram. Che cosa succede?
succede in Italia dopo tutta questa chiacchierata? Abbiamo due, diciamo, due riferimenti per chi vuole informarsi sulle modalità di utilizzo degli operatori della salute in Italia dei social network. Una è una indagine che è stata fatta, quella che vedete ASL, ospedali e tempi di Twitter, un'analisi di 33 strutture dei tweet realizzata dalla ASL di Modena, è uscita, è stata pubblicata sul Sole 24 Ore. Che cosa emerge da questa indagine? Emerge che, pur essendo alta la prevalenza, l'Emilia Romagna e la Lombardia sono le due regioni con più presenza e utilizzo di piattaforme web 2.0. Emerge che sì, c'è una presenza forte, ma quella presenza forte è una presenza per lo più con caratteristiche quelle definite offline, cioè di comunicazione o tradizionale oppure di presenza pura senza nessun tipo di interazione. Interessante è il rapporto Osserva Salute, che alcuni di voi sono riusciti a prendere una copia, le altre ve le facciamo avere, dove invece vengono analizzati non solo Twitter, ma la differenza da regione a regione, ASL, ASL, ospedale a ospedale, sulla iscrizione ai social network. Quante aziende sono iscritte ai social network, è proprio una differenza quantitativa. Dove il quadro che esce abbastanza per ora un po' desolante, perché appunto si vede comunicato stampa di ASL e ospedali ancora internet sauri in Italia, anche se c'è un fortissimo ottimismo rispetto al fatto che sia un percorso in divenire, che quindi col tempo ovviamente si cambi. Quello che emerge anche è il basso coinvolgimento, ve l'ho citato più volte nel corso del seminario, perché oltre ad avere degli obiettivi di specifici sui social network, la mia presenza può avere diversi livelli, come mi comporto. Quindi vi dicevo, io posso usare un social network per ascoltare, e quindi di fatto in quel caso lì io non sono sul social network, sono fuori, non scrivo, vedo un po', ascolto cosa succede, vedo cosa succede su YouTube, che tipo di video pubblicano, senza iscrivermi, senza essere utente. Posso presidiare, cioè mi iscrivo, sono presente sul social network. Dal terzo livello interagisco e quindi rispondo alle domande, sono pubblico in modo attivo dei documenti, fino ad arrivare al quarto livello che, come dire, è quello che più corrisponde alle potenzialità dei social network, cioè uso il social network per realmente connettermi con i destinatari. Per usare i social network in modo efficiente ed efficace, una delle lamentele degli operatori è anche questa: non abbiamo dei riferimenti, non abbiamo dei modelli di riferimento. Come decido di aprire una pagina Facebook, di comunicare un progetto su Facebook, dove vado a trovare delle buone pratiche? Ad oggi non abbiamo un riferimento, come dire, chiaro. Abbiamo però dei modelli che sono stati pensati molto semplici, uno di questi è quello che vi propongo, che è il modello quello POST, People, obiettivi, persone, obiettivi, strategie e tecnologie, dove in quattro punti raccoglie le cose essenziali che io mi devo chiedere e su cui devo ragionare quando progetto di essere, di stare sui social network, di usare i social media. Dove per persone ovviamente intendo i destinatari, vi dicevo prima, non affezionarsi allo strumento, anche a seconda del destinatario io sceglierò un social media piuttosto che un altro. Individuare i destinatari, ascoltare come utilizzano i social media e vedere in che modo il social media nel mio progetto può essere usato in modo che sia proprio per loro, tagliato su misura. Ovviamente gli obiettivi, quali sono gli obiettivi? Ne abbiamo visti tanti.
Vi dicevo che un obiettivo può anche semplicemente essere quello di instaurare una relazione con gli utenti di un servizio e quindi pubblicare, essere su Facebook con la pagina di un servizio, mettiamo un sportello di ascolto, banalizzando, però apro una pagina e il mio obiettivo può essere quello di dare informazioni, riferimenti, orari, che tipo di attività e rispondere ovviamente alle domande che mi fanno sulla pagina. Ma come vedete, come abbiamo visto, posso usare l'obiettivo, può essere veramente, gli obiettivi possono essere tanti. Il consiglio, come vi dicevo, per Facebook, scegliere un progetto ben definito, anche l'obiettivo possibilmente dovrebbe essere un obiettivo chiaro e definito. Questo cosa vuol dire? Che su Facebook non posso essere l'ente che fa pubblicità a se stesso e nello stesso tempo il promotore di un progetto e nello stesso tempo il ricercatore di partnership professionali, ecco, quindi devo cercare di focalizzare qual è l'obiettivo. Nella strategia per valutare i tempi, tutto ciò che abbiamo detto adesso rientra nel piano di comunicazione. Se non ce l'abbiamo, proviamo a tirarlo giù e vedere come un'attività sui social network rientra in un piano di comunicazione, non può essere sganciata da tutto il resto e quindi deve essere integrata con i progetti delle attività. Rispetto alla valutazione abbiamo dei modelli di riferimento che sono per lo più ad oggi dei modelli di tipo quantitativo e quindi numero di per Twitter, numero di follower, numero di mi piace, accessi mensili, giornalieri alla pagina. Rispetto a questi indicatori, uno degli articoli che vi propongo li indica in modo molto chiaro, anche questi appunto li potete scaricare dal sito d'OR, se poi se riusciamo a metterne alcune copie nello stand, vediamo di fare delle fotocopie, perché è molto interessante questa revisione che è uscita rispetto al modo di usare i social network, ma soprattutto come valutarne l'impatto. Quindi in modo molto chiaro loro definiscono ad esempio degli indicatori che vanno dall'esposizione, cioè il numero di volte che il contenuto è stato visto, che è proprio un minimo, una valutazione di primo livello, fino al coinvolgimento, che invece è il numero di persone che dallo online è passato all'offline. Ricordate il primo video che abbiamo visto? Quanti donatori di sangue? Proprio il numero rispetto a un'attività che è offline. Non ho capito. Ah sì, l'articolo è, lo trovate su Dodge, ma comunque lo trovate qui anche allo stand, e l'articolo è social media promozione della salute, perché utilizzarli, in che modo e come valutarne l'impatto, dove dare gli indicatori su. Sì. 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 Il discorso che viene lasciato nella pagina rispetto al progetto specifico, sì. In qualche modo dovrebbe essere che nella pagina il gruppo Facebook potrebbe essere lo specifico per il progetto, sì. E la pagina, diciamo, un po' più anche rispetto al programma aziendale. Io lo so che un pochino così. Però il gruppo Facebook non è staccato da una pagina, no. E infatti, quindi l'ideale sarebbe che il gruppo è riferito al progetto. Certo. Ok. Non alla pagina aziendale. Sì. Vi cito questo perché lo trovo, oltre che vuole essere anche un po' ironico, ma in realtà è quello che succede. I 7 peccati capitali di chi utilizza i social media. L'invidia. Rete che usa lo scambio e critica, essere critici nei confronti degli altri, se non addirittura attuare una sorta di discredito nei confronti delle attività degli altri. Pigrizia, contenuti mal editati, errori. Davvero, questo sembra, come dire, una ciliegina sulla torta, una banalità, non lo è affatto.
vedere un contenuto, un errore grammaticale, uno strafalcione è la peggiore comunicazione che voi potete dare su Facebook, su Twitter, su YouTube. Avarizia, non condividere le proprie risorse scoperte. Rispetto a Twitter, è l'esempio che facevo prima, perché è utile, perché io lo uso tanto, perché il mondo è pieno di persone generose, è così. E quindi il fatto che vengano condivisi dei materiali copyright free agevola, aiuta un sacco il lavoro, il nostro lavoro. Gola, la gola, anche qui ne vediamo tantissimi. Partiti di social media, allora mi apro un profilo Twitter, un profilo YouTube, un profilo Facebook, uso Instagram, magari mi apro anche un blog e chatto. E lo faccio tutto in modo un po' indistinto, in realtà non ho deciso qual è l'obiettivo, scrivo un po' di tutto dappertutto. Ira, qua esempi ce ne sono tantissimi, cattiva gestione delle critiche. Se io sono su un social network del comune di Torino e un cittadino mi dice ma mannaggia, quando mettete la scala per disabili metropolitana? Io non posso rispondere a questo cittadino arrabbiandomi e trattandolo male. Nel momento che sono in quel luogo io dovrò avere una sorta di savoir-faire e anche savoir-répondre in modo corretto. Superbia, mancanza di ascolto, mancata valorizzazione altrui. Vi dicevo che i social network sono anche utili come rimbalzo di cose belle fatte da altri. Quando io ritwitto un documento interessante per me, che trovo su Twitter, io lo ritwitto alla mia rete e lo faccio volentieri, voglio che la mia rete sappia. Lussuria, parlare solo e sempre di se stessi. Sui limiti che abbiamo detti, alcuni sono ovviamente, questi sono venuti in mente durante il seminario, altri sono impliciti. I limiti che vengono dagli operatori, perché non sono sui social media, oppure perché uso i social media ma li uso essendo un utente passivo, perché ho tutta una serie di problemi, problemi di risorse umane, di tempo, non ho una strategia, la mia azienda non ha una strategia rispetto all'utilizzo dei social media, non sono capace, non sono stato formato e ci vuole un esperto e noi non ce l'abbiamo. Di nuovo la questione della formazione nelle scuole, quindi non sono formati gli adulti poi domani che possono usare i social media. Quello che viene, che emerge di più, è lo scarso supporto da parte delle organizzazioni. Il fatto di, che le organizzazioni non reputano efficiente ed efficace l'utilizzo dei social media e la criticità che da parte degli operatori emerge più forte. Mancanza di modelli per la valutazione ed esempi di buone pratiche, è vero, abbiamo dei modelli, io vi ho fatto vedere qualcosa di italiano apposta, quel poco, perché di fatto le buone pratiche, le vere buone pratiche non sono in Italia ad oggi, le andiamo a rintracciare all'estero. Scarsa familiarità con il linguaggio del web, qua proprio a che fare questa criticità, questo limite veramente col nostro linguaggio, come siamo abituati a scrivere per lavoro e a parlare. Sul web dobbiamo un po' dimenticarci del nostro gergo professionale e questa viene vista come, viene vista come un limite, non sono capace a colloquiare in modo quello che gli inglesi chiamano plain language. Debole regolamentazione delle normative della privacy, non lo uso perché ho troppa paura che i miei dati siano presi e utilizzati in modo sconveniente. Peraltro questa parte è molto molto importante per chi usa i social network in ambito clinico, come potete immaginare. È molto più importante, questo è il limite più grande rispetto alla sicurezza dei dati. Vi segnalo qua un articolo scaricabile dal sito DOS che è una revisione, non è così recente, però è l'unica che abbiamo, che ha fatto l'Università della Svizzera italiana, sull'efficacia proprio. Fino adesso non abbiamo parlato tanto di quanto, chi ha misurato e su che ambiti di salute
l'efficacia dei social network sui comportamenti di salute. Poi conoscete questi due fonti, sono scaricabili gratuitamente dal web. In realtà si concentrano molto questi due materiali, questi due manuali, sulle norme per gestire gli account istituzionali, quindi vi danno alcune dritte pratiche un po' all'americana. Quello sulla destra è più recente, del primo, che invece ha già 4 anni, e dico ha già perché in questo ambito qui 4 anni abbiamo visto come possano essere un'eternità. Vi segnalo ancora, per chi proprio si fosse appassionato o fosse appassionatissimo, un webinar gratuito siglato a un code, quindi assolutamente autorevole, sull'utilizzo del, il titolo è The Social Media Course ed è l'utilizzo dei social media in ambito della salute. Si parte dall'ABC, quindi proprio da, è fatto proprio a lezioni e ad esami, è tutto in inglese. Alla fine vi verrà rilasciato un attestato per la sua validità, perché l'ente è un ente accreditato. Ve lo dico, io l'ho fatto, non è così. Ma è, nemmeno gli esami sono veramente? Niente. Dove? Sì. Ancora, nel 2015 DOS pubblicherà questa guida, che è una guida molto utile perché rispetto al linguaggio che vi citavo prima, che è visto come uno dei limiti, questa è una guida fatta dai CDC con uno stile veramente molto americano, nel senso che sono proprio quelli che loro chiamano i tips, i suggerimenti utili per una scrittura efficace a seconda del canale che uso. E quindi tutto questo, diciamo, credo in modo ottimistico di dire che intorno a febbraio-marzo comunque se non siete iscritti alla nostra newsletter iscrivetevi e troverete sicuramente la notizia. Ancora altri due suggerimenti, vi citavo quando vi ho fatto vedere il concorso di Bolzano. Il concorso di Bolzano ha partecipato a quello che voi vedete su in alto, concorso Web 2.0 Salute. Entrambi sono dei concorsi il cui bando esce intorno ad aprile, al mese di aprile. Si può partecipare sia inviando un progetto che voi avete già realizzato, ma anche partecipare con una ipotesi di progetto, ovviamente con la descrizione ben dettagliata. Anche qui DOS dà sempre la notizia della pubblicazione del bando e quindi sappiate che intorno alla primavera. Quello che vedete sotto è all'interno del Festival del Giornalismo di Perugia, c'è da 3-4 anni una sezione speciale comunicazione per la salute. Anche qui vale la stessa, funziona allo stesso modo, quindi la differenza è che in quello che vedete sotto del Festival del Giornalismo potete partecipare anche con progetti che non per forza hanno avuto a che fare col web, sono proprio due sezioni, comunicazione per la salute e comunicazione sul web. E quando è? E studio in primavera, più o meno i bandi escono ad aprile, primi di aprile. Siamo alla conclusione, concludo con il signore che ha inventato il web. Quando inventò il web dichiarò questa cosa. Il web è più un'innovazione sociale che un'innovazione tecnica. L'ho progettato perché avesse una ricaduta sociale, perché aiutasse le persone a collaborare e non come un giocattolo tecnologico. Il fine ultimo del web è migliorare la nostra esistenza reticolare nel mondo. Quando scrissi Il mondo è piatto nel 2004, Facebook non esisteva, Twitter era un suono, la nuvola era nel cielo e 4G era il numero di una fila di parcheggi. Tutto questo è cambiato negli ultimi 6 anni. Allora io concluderei dicendovi che ringraziandovi intanto per l'attenzione e poi con un'ultima immagine augurandomi che tutto non continui a cambiare fino a questo punto.